No, con calma. Tanto come ogni anno a Ferragosto ci sono abituato, aspetto un'ora, un'ora e mezza. E tu come ogni anno a Ferragosto dai l'appuntamento a mezzogiorno e il bagno lo facciamo a mezzanotte. Ma mica arriviamo e ci buttiamo, c'è la preparazione, mica siamo gli 11 che andiamo a farci il bagno. Ah, no? Hai portato tutto? Ho portato il telomare, la tovaglia e la bevanda. E la tenda? La tua. Quest'anno nella mia tenda non ci dormi, non incominciare. Con le patatine. Non incominciare con queste patatine e chiudi sto pacco. Andiamo che già è tardi e ci sarà il traffico. No, ma quando mai? Andiamo. Ah, comunque. Non devi parlare, che per colpa tua siamo fermi qua da almeno un'ora. Sì, però devi stare zitto. Dovevamo girare da quella traversa. E perché non lo dici prima? E mi ci stare muto. Ma che c'entra? Da lì in poi zitto, ci penso io, zitto. Ma con una patatina. Non voglio sentire nemmeno il rumore delle patatine. Che? Stiamo morendo? Buono, così non parla più. Ma con la patatina. No! Questa è fatta. Ma è tutta storta. Stai zitto. Prendi le bevande. Ah, queste sono le cose da bere, calde. Tu metti i portare le bevande, mica metti i portare le bevande fredde. Ma che vuol dire? Uno ti porta le bevande e devi portare fredde. Vabbè, li mettiamo nel mare. Arriva l'onda, la bagna e diventano fredde. Giusto, infatti la gente è stupida che si porta la borsa frigo, il ghiaccio. Compà, mi sto divertendo. Questo è il classico ubriaco finto che già le sai, ma di cosa sei? Di Coca-Cola, Coca-Cola, capi? Ah beh, Coca-Cola Zero. A me almeno si sta divertendo lui. Certo. Una patatina. Ma quanti tacchi ne hai? Un sacco. Allora ragazzi, bisogna accendere il fuoco. Io non posso perché sono ubriaco. Tu sei cretino, questa è Coca-Cola. Zeo. Chi lo accende? Compà, ci penso io, lo accenderò come facevano i nostri avi. Bello. Con metodo Bear Grylls. Sì. Bear Grylls, questa dobbiamo fare con il suo fuoco. Compà, mia, delle gocce di fuoco. Oh, anche tu metodo Bear Grylls? No, metodo benzina, ruero, calesso, c'hai ca... Vuoi patatine? No, non ne voglio patatine, non ne voglio. Incivili, comunque era meglio come facevano i nostri avi. Ave, 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 ora poi domani il suo fuoco. Mamma, compa, che mal di pancia. La potevi prendere una spiaggia col bagno. Tu mangiati altri tre pacchi di patatine. No, non salto più, la vado a fare io nel mare. Che fare mai? Sto uscendo pazzo da te e quello là che suona col bongo. Oh, Santana, dammi questo bongo. Santana suona la chitarra. Che schifo stai facendo, che fai? Vuoi patatine? No. Allora dammi. Ma pure mentre in bagno. Conga, posso stare poi tu tamburo che è più laico. Chris, è arrivato il momento che tu vada via da questa tenda. Perché la devo sbagliare con quella ragazza. È fidanzata. Quella? È minorenne. Quella? Era un quello. Quella? Eh? Due patatine. No, dico quella, com'è? No, non la conosco. Per dire, vabbè, io vado lì, tu nel frattempo te ne vai e la porto qua. Certo. Che cosa stai facendo? Questa tenda non è progettata per tre persone. Infatti, uno, due, il terzo sei tu. Chi si alza perde la piazza. Che cosa c'entra? Chi si enda perde la tenda. Non l'ho mai sentita. Buonanotte. Intanto che ce l'avrò la tenda. Buonanotte a te, da solo. Mamma dormita. Simone, Simone, Simone. Che c'è? Ma come mai alla fine non hai dormito con quella? Che non c'è stata? C'è stata, c'è stata. C'è stata due secondi a dormire a boffa. Le patatine? Ah, con la mattinata mi viene da vomitare. A proposito di vomitare, te l'ha quello. Ma vuoi dire che alla fine era vino e non era Coca-Cola? No, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Che Ferragosto di merda. L'anno prossimo non organizziamo, eh? Lo dice ogni anno. E se organizziamo la tenda ti porti la tua. Lo dice ogni anno. Ora sbrighiamoci altrimenti troviamo traffico. Lo dice ogni anno. Devi stare zitto. Oh raga, grazie del passaggio. Ma che ci fa questo qua? È ubriaco, non può portare la mano. Ma quello ubriaco non ne ha bevuti alcolici. Vuoi patatine? No. Vuoi Coca-Cola? No. Gombo niente un po'.